Bentrovati ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Pochi giorni dalla manifestazione unitaria in Piazza Santa Croce a Firenze, anche il Consiglio regionale è intervenuto sulla vertenza GKN, la multinazionale con sede a Campi Bisenzio, che ha licenziato con una mail 422 dipendenti. È stata approvata all'unanimità una mozione che impegna le istituzioni, a partire dal governo, a cercare una soluzione appunto per questi 422 operai. Non è una battaglia dei soli lavoratori, ma di tutte le istituzioni. Non basta dare vicinanza e sostegno ai lavoratori. Questa vertenza deve essere risolta. È davvero inaccettabile scappare la notte senza guardare negli occhi quei lavoratori e quelle lavoratrici che chiedono solo dignità. È stata approvata all'unanimità la mozione sulla tutela dei lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio, sottoscritta da tutti i capigruppo, frutto del lavoro della Commissione Sviluppo Economico. La mozione vede la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e l'attivazione degli ammortizzatori sociali, un obiettivo da raggiungere in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali. Accanto a questo c'è un impegno ad attivarsi con il Parlamento e con il Governo per porre limiti più stringenti alla disciplina delle delocalizzazioni per le imprese che beneficiano di aiuti pubblici, valutando tutti gli spazi possibili per un intervento regionale. Beh, noi chiediamo alcune cose molto chiare: il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare percorsi previsti dalle crisi di impresa che avrebbero dovuto essere operativi dal 1 settembre. E che quindi non è possibile in questo momento attivarli, quindi abbiamo chiesto al governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano GKN né oggi né domani. Dalla regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite, quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la regione. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale. E per quello che noi possiamo fare, sicuramente l'obiettivo principale è uno, quello di agire per quanto più possibile, sia sotto il profilo della tutela, ma soprattutto sotto il profilo, nella denegata ipotesi in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei lavoratori. E su questo noi come opposizione siamo disposti sicuramente a fare la nostra parte. Chiederemo che in seconda commissione sia aperto un confronto anche sui tavoli di crisi che tuttora appunto sono pendenti in Regione Toscana. Chiameremo anche il consigliere speciale Fabiani, che fino ad oggi appunto si è occupato della gestione delle crisi, perché vogliamo capire, vogliamo approfondire, perché casi come quello della GKN non devono ripetersi. Però a questo punto occorre proprio che le istituzioni regionali facciano concretamente la loro parte. GKN è un caso nazionale, non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Bekaert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. E la viceministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come regione e come governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo, ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro, e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Sto seguendo anche la vicenda di Vitesco per gli interinali e l'attenzione sul lavoro e della viceministra Todde su questo rimane altissima. Sostegno forte, unanime, è una mozione che impegna il governo a trovare una soluzione
urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori. Le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende. E non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative, e mi auguro un atto urgente del governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro paese a un dialogo costante con le istituzioni. Noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il governo si faccia sentire, e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare, per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che governo e regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo. Spetta alla politica fare da arbitro. E dall'Aula del Consiglio è arrivato il via libera anche ad una mozione che tutela i sindaci, la prima linea nei confronti dei cittadini, delle istituzioni, soprattutto durante la pandemia, sindaci che hanno un carico pesante di responsabilità, non altrettanto possiamo dire delle tutele. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione del gruppo Fratelli d'Italia, che ha come obiettivo quello di garantire e rafforzare la figura del sindaco. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi presso gli organi competenti affinché si supporti e si sostenga il ruolo dei sindaci e si garantisca lo svolgimento delle loro funzioni con un'attenta definizione del confine delle competenze e una chiara garanzia di tutela giuridica. È previsto anche l'impegno a promuovere presso il Governo centrale un percorso di revisione del testo unico degli enti locali, chiarendo così definitivamente le responsabilità personali, professionali, giuridiche ed economiche della figura del sindaco. Un dibattito bello, molto ampio, ha portato all'approvazione unanime di questa mozione che Fratelli d'Italia ha posto all'Assemblea legislativa della Toscana, andando sostanzialmente a condividere un problema di attualità che tutta Italia sta dibattendo, che è quello della responsabilità dei sindaci, che per noi però è anche un'attenzione molto particolare alla formazione della nostra classe amministrativa toscana, il paese dei campanili per eccellenza. Non è stato difficile nemmeno, diciamo, entrare in empatia con l'argomento, tanti sono i ex primi cittadini che siedono all'interno di questa assise. E la volontà è stata quella appunto di andare a sostegno anche degli amici dell'ANCI per poter inviare anche noi al Parlamento nazionale una richiesta di rivisitazione del testo unico degli enti locali e far sì che le responsabilità dei sindaci vengano definite al più presto in maniera più chiara, non soltanto perché candidarsi a sindaco non rappresenti più un elemento ostativo, ma sia invece un elemento di ricchezza della nostra classe dirigente nazionale. È difficile, in special modo nei comuni medio piccoli e piccolissimi, trovare l'entusiasmo che solo pochi anni fa si riscontrava nelle comunità per avere la possibilità di fare questa missione civile, che è una missione bellissima. I comuni sono l'ossatura vera e propria del nostro paese, e la qualità dell'amministrazione e quindi anche la possibilità per i sindaci di essere riconosciuti nel loro ruolo, di avere serenità nella loro funzione e nella loro vita pubblica e amministrativa.
è fondamentale per lo Stato. Se, come succede, non riusciamo più ad avere quella capacità di attrazione quando si propone a una persona di essere sindaco, ecco, questo io lo ritengo un segnale d'allarme che non è di oggi, comincia già da qualche tornata amministrativa. Serve riconoscimento economico, coperture dal punto di vista assicurativo che siano in grado di dare serenità, chiarezza nelle funzioni e ovviamente alcune mirate, puntuali riforme che diano sia per il codice civile sia per il codice penale chiarezza e diano anche ai sindaci una serie di responsabilità che siano in grado di poter controllare direttamente, altrimenti diventa una carneficina e questo non ce lo possiamo consentire perché ne vanno di mezzo le persone e è sempre gravissimo, ma ne va di mezzo la Repubblica e la sua forza democratica. Ed invece il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha consegnato il gonfalone d'argento alla Fondazione Stella Maris, eccellenza nazionale per quanto riguarda la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, è stato attribuito alla Fondazione Stella Maris, punto di riferimento nazionale per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Questi i numeri dell'eccellenza toscana: 42 sono i ricercatori che operano al letto del paziente, mentre 43 sono i ricercatori benchside, con 25 addetti nei laboratori e 11 a supporto nel dipartimento amministrativo. Il gonfalone d'argento è stato consegnato dalla presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Io sono davvero orgoglioso e felice di poter premiare un'eccellenza della nostra sanità. In un tempo difficile come quello che abbiamo vissuto durante il Covid, ancora di più il ruolo della Stella Maris è fondamentale. I disturbi neuropsichiatrici dei bimbi più piccoli ne fanno la loro capacità di ricerca, la multidisciplinarietà, l'attenzione alle persone ne fanno davvero un'eccellenza che ci invidia in tutto il mondo. Un grazie di cuore alle professioniste e ai professionisti. Questo premio è tutto per loro, per il loro impegno, per le loro competenze, perché davvero svolgono un ruolo fondamentale in un tempo difficile come questo. È ormai una storia decennale, sono quasi 60 anni, grazie all'idea del professor Fanner che l'ha voluta con forza e che l'ha fatta diventare, insieme a tutti i protagonisti, tutti i professionisti nel tempo, un istituto che nel mondo ci invidiano. E per questo oggi, insieme ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza, abbiamo voluto consegnare il gonfalone d'argento, che è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale può dare, per dire davvero grazie, per dire di continuare in questa direzione, e noi siamo orgogliosi del lavoro che loro svolgono. Oltre 60 anni, siamo del 1958 la fondazione, la sua nascita, significa speranza che è stata data a molte famiglie, a migliaia e migliaia e migliaia di famiglie che si sono rivolte a noi con i loro bambini. Quindi è una carezza, a me piace definire la speranza una carezza di eternità. E con la speranza si fanno tante cose. Male che vada, si migliora la qualità della vita. Un traguardo che potremmo dire ci rende orgogliosi per quello che la Stella Maris è e fa. E mi pare che questo riconoscimento sottolinei la presenza della Stella Maris in realtà in mondi molto importanti, anzitutto il mondo della sanità, ed è una struttura ospedaliera tra l'altro in via di sviluppo nell'ottica del nuovo ospedale, che vuole portare il proprio contributo nella sanità nazionale e in un settore particolarmente importante e delicato. Poi è una struttura che opera per il mondo dei piccoli e della fragilità. È più conosciuto certamente l'ospedale, dove si curano bimbi con problemi di carattere neurologico, ma poi vi sono altri centri, Casa Verde, Montalto, e poi ci si sposterà anche come sedi per accogliere situazioni di fragilità, che vuol dire attenzione a chi soffre, a chi è in difficoltà, ma anche alle famiglie di queste persone.
Si chiude qui questo appuntamento con la voce del Consiglio. Ricordiamo che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana anche sul sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento a nostra compagnia.